Che gol! Attenzione, oddio raga! Questo gol lo dedico... Raga, il video di ieri ha raggiunto 10.000 mi piace e non so veramente come ringraziarvi per tutto questo, quindi appena ci liberiamo un attimo io e ZW con il lavoro, vacanze eccetera eccetera, partiremo per Liverpool nella vita reale. Però, se domani già volete un nuovissimo episodio perché è successa una cosa eclatante, raga, che voi neanche potete immaginare e sia a che fare con Diletta, arriviamo a 8.000 mi piace e domani vi carico subito il nuovo episodio. Fossi in voi, lo farei. Allora, raga, bentornati in questo nuovissimo episodio della serie più matta di tutti. Oggi, ragazzi, siamo tornati qui perché, come starete vedendo, il nostro Liverpool è a 3 giornate, 7 punti, siamo secondi. Girone di Champions, usciti abbiamo Juventus, Liverpool, Shakhtar Donetsk e Besiktas nel nostro girone, quindi è un girone abbastanza abbordabile, a parte per la Juve che c'ha lo squadrone, che ho visto prima la squadra che c'ha, fa paura. Oggi siamo qui nel match contro il Newcastle di Rafa Benitez. Siamo stati convocati addirittura in nazionale, quindi oggi ci faremo una partita in nazionale. Sì, raga, domani sarà un episodio ricco di novità, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Il nuovo numero di maglia che avete votato tutti quanti è stato l'11. Quindi per il momento terremo l'11, quindi Righitti 11 per il momento. Eccoci qua al Newcastle Stadium. Come si chiama lo stadio del Newcastle, lo sai? Oh, Simeone intanto se n'è andato al Newcastle in tutto questo. Guardaci, ci ha bucato benissimo. Righitti lo prova, Righitti subito dopo 4 minuti trova il gol all'esordio in serie Premier League. Si è incastrato nella porta, raga. Fa il pentolino. No, non fa il pentolino, raga. Non ha fatto il pentolino, accidenti. Righitti trova subito il gol dopo 4 minuti. Che palla che ci ha dato. Spettacolare Righitti, grandissimo. Primo gol in Premier, si sblocca finalmente, però non ha fatto il pentolino. Attenzione al Newcastle pericoloso. Scende in aria, mamma mia, ha rischiato l'epic goal, raga. Eccolo Righitti che recupera il pallone. Grande skills a liberarsi. Scarica e prova ad andare. Trova un 1-2 stupendo. Manda a profondità a Shaqiri. Shaqiri prova a scendere in area. Shaqiri, Daccela Shaqi. Che c'è Righitti che la gira. Ma che gol, raga. Che gol. Che doppietta in 15 minuti. Raga, doppietta in 15 minuti. Ho pure alzato la difficoltà. Raga, ma che gol abbiamo fatto. Il portiere fermo lì. Raga, date un voto a questo gol. Guardate il portiere, la battezza in porta e basta. Guardate Klopp che esplode, ha detto abbiamo comprato un fenomeno. Finisce il primo tempo, tifosi del Liverpool tutti in piedi, standing ovation. Abbiamo fatto un primo tempo, raga, da antologia del calcio proprio. Righitti a spazio, attenzione. Le skills, per Keita. Crossa, fai qualcosa, rete. 3-0. Quanfran addirittura si aggiunge alla festa. Sei un pollastro, Righitti. Da fermo! Mister Tripletta! 1, 2, 3, a casa! 4-0, che tripletta per lui! Grandissimo, intanto che dà! Stop, tira giro ancora, raga, il tira giro sta diventando un colpo nostro. E ci portiamo anche oggi il pallone a casa. E andiamo, raga. Andiamo con l'intervista perché sono davvero curioso di festeggiare questa sera, assolutissimamente. Bentornati su Sport, come sempre qui ZW. Siamo fuori dallo stadio del Newcastle per la partita Newcastle-Liverpool, finita sul punteggio di 4-0 con tripletta del nostro bomber Righitti. Abbiamo qua ai nostri microfoni proprio il bomber del Liverpool. Salve, il pallone, buonasera a tutti. Sono qui, sono contentissimo del match di oggi. Primo gol con la maglia del Liverpool, grandissima soddisfazione, primo gol. Prima tripletta, addirittura, adesso testa alla nazionale. Questa sera ci andiamo un po' a svagare con i compagni di squadra, una seratina tranquilla, dai. A chi dedichi la tripletta? Questo gol lo dedico a Diletta, perché poi anche prossimamente poi inizieranno a circolare alcune voci che adesso non voglio fare annunci, niente di che. Comunque sì, la dedico a Diletta, questa tripletta, porto il pallone a casa e tranquilla che
te lo regalo. Da te da voi tutto, linea allo studio. Ok raga, siamo appena usciti dal cinema dopo una serata. Vabbè, guardate che film. What? Siamo usciti dalla serata con i compagni di squadra e Salah ci ha fatto un regalino. Perché ci ha detto, vai qui fuori, ci ha dato un mazzo di chiavi, c'è una cosa per te. E credo che sia proprio questa. Ma non penso che te l'abbia regalata però, eh. No vabbè, ce l'avrà data in prestito, penso. Mazzo, raga, Salah. Salah ci ha dato il suo Ferrarino. Ovviamente raga, qui non è che c'è sta il marchio Ferrari, però il modello è quello del... Cocane! Tanta roba. Bene Momo, eh. Vabbè, ma Momo c'ha i soldi. Beato lui. Vabbè raga, poi ce la faremo anche noi la macchina, quella che avete votato. Mamma mia, difficilissima da guidare. Cocane! Facciamo questa inversione un po' da pirati della strada, vabbè scialla. Date dei canali. Allora raga, visto che è un macchinone, non è che ci possiamo andare in strada, andremo a farci una bella scampagnata. Ti guarda un po' sta. Guarda che accelerazione. Che accelerazione raga, oh, mamma mia. Tanta roba. Quindi raga, questa notte andremo a tirare un po' la macchina in montagna. E raga, guardate che bello, mamma mia, questa è una bomba sta macchina. Intanto è quasi l'alba tutto questo e domani ci avremo pure l'allenamento in teoria. Quindi facciamo una cosa rapida, tiriamo un po' la macchina, raga, guardate. Mamma no, ma questa c'ha l'accelerazione proprio dentro. Raga, quanto piotta, raga. Che spettacolo, no? Quella carretta che avevamo sì, noi in effetti. Ad Amsterdam. Gente, devo provare. Sai che se ti ferma la polizia ti tira la patente, altro che occhio. Macchina di Momo. Occhio! Oh, ma che stai combinando? Raga, è troppo bella sta macchina, lo giuro. Ci va la polizia. Oh! Occhio, occhio, occhio. Attenzione! Oddio, raga! Oddio, oh, un camion! Un camion in faccia! Ma infatti, ops, oh, mamma che mia! Fenica. Attenzione, porca mignotta, raga, ci siamo schiantati. Ma che fa? Oh, ma sei pazzo, gli hai distrutto. Ti ammazza quello. Ma aia, che ho fatto idea, quello era il giro che me devo comprare. Ma che cazzo, ma che, ma scusami, ma sei un pirla. Abbiamo fatto un po' di danni. Sei un pirla, chiama subito Momo. Raga, la macchina traballa tutto. Intanto mi vede bene. Guarda, fa tipo po 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 po. Intanto ha iniziato a piovere qui a Liverpool. Mi sei un pirla comunque. E che glielo dice mamma, io ho distrutto la macchina. Vai a spenderli tu. Guarda, ancora corri, ma basta. È tanto peggio di così che gli posso fare ormai. Fa un incidente e morire forse. Ok raga, dovremmo essere arrivati all'officina. Credo che sia questa. Intanto che casino. L'hai distrutto tu. Io ho disintegrato la macchina raga. Fatti un selfie e mandaglielo. E così gli facciamo lo scherzo. Fatti un selfie e mandaglielo. Ok Momo, questo selfie te lo dedico. Ecco, mandaglielo e vediamo cosa ti risponde. Ok, ripariamo, gliela vari. Tu la stipendio devi buttare. Oh, mazza, già l'ha messa a posto. Allora, che gli cambiamo? Gli cambiamo il colore. Facciamogli lo scherzo, cambiamogli il colore. Rossa Torino, che è quella più rossa. Vai, ok. E poi che gli possiamo cambiare? Vediamo un po'. Mettiamogli questa allora. Ok Momo, direi che t'ho fatto una bella macchina. Mandagli adesso il selfie adesso. Mandagli il selfie adesso. Tiè Momo, guarda che macchinina che ti ho rifatto. Perdonami per quello che ti ho fatto, però te l'ho subito aggiustata. Te l'avevo detto, perdonami. E adesso noi ci rifacciamo il selfie con la macchinina di Momo. Tiè Momo, guarda che macchinina che ti ho rifatto. Scatta la foto. Tutta per te Momo. Salviamola e mandiamogliela su WhatsApp. E ora andiamo nel prossimo match. Ok raga, purtroppo dopo quello che è successo l'altro giorno abbiamo dovuto saltare l'importantissimo match con la nazionale. Ragazzi, succedono tutti i casini a noi, che devo fare io? Ma io che colpe c'ho, raga? Mi stavo a divertire, stavo a passare una tranquilla serata insieme a Momo e tutti gli altri. Purtroppo è successo questo. Comunque abbiamo vinto il premio giocatore del mese. Guardate quanto siamo fieri. Eccoci qui, bam, premio giocatore del mese, raga. Ok raga, partita importantissima contro il Burnley. Vediamo di vincere perché è importantissima. Intanto, ma perché non giocano? Vabbè, Salah starà incazzato un po' con me sicuramente, per questo ha preferito non giocare. Ma gli altri, Firmino, tutti gli altri, perché non giocano? Non capisco. Eccoci qui tutti pronti, siamo carichissimi anche oggi ad Anfield. Tutto esaurito? No, perché non c'è tantissima gente, perché è un match abbastanza semplice. Comunque Klopp è strafelice di quello che stiamo facendo, sono davvero contento. Ah beh, c'è rista sto sole, regà, che odio, guardate che fastidio. Tanto spalla e profondità, vai Righitti fino in fondo. Righitti al cross, Shaqiri traversa. Te pare, amore, incominciamo, regà, con una stagione con l'Atalanta.
rincominciamo coi pali e traverse. Io ce lo sapevo e finiva così anche quest'anno. Vai al cross, Shaggy. Vai al cross. E poi Righetti d'anticipo. Bravissimo Fabinho. Palla a profondità. Vai Shaggy. Shaggy toccacela per Righettino. Ha fatto il miracolo. Palo, palo, palo. E si ricomincia. È sempre così. È sempre così. È buona. Righettina sposta calcia. Risponde benissimo. Bella Nabi, vai, vai Righetti, vai Righetti, un tocco, provalo, no, centrale però. Attenzione, Barley che scende pericoloso. E sblocca la partita addirittura, al primo tiro in porta che hanno fatto. Rella, un abbraccio all'allenatore. Fami. Che golazo, regà, però, che ha fatto. Rivediamolo meglio da qua. Minchia, ha detto neanche lo commento. Che gol, vabbè, dobbiamo recuperarlo al più presto, non possiamo perdere ad Anfield, non possiamo perdere punti perché vogliamo vincere lo scudetto a tutti i costi. Bravo Righetti, allargare così verso Shaqiri. Shaqiri per Righetti, Righetti se la porta sul sinistro, richiama lo scarico, lo trova sul sinistro, brutto tiro. Regà, è maledetta sta partita oggi, eh. Regà, tempo che sta per scadere, è scaduto appena la palla esce. Siamo praticamente out. Manco la stoppiamo. Bentornati come sempre su Studio Sport, qui ZV, siamo ad Anfield per Liverpool Burnley, finita 0-1. Qui ai nostri microfoni come sempre abbiamo Righetti, Riccardo Tolotti, che vedo abbastanza amareggiato, come mai? Sì, è stata una partita sfortunatissima, abbiamo preso una traversa nei primi minuti, un palo e purtroppo andava così, loro hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto un grandissimo gol senza dubbio, però abbiamo sciupato troppe occasioni e dobbiamo concentrarci di più per non perdere questi punti che sono importanti per il campionato. Grazie, breve ma intenso, e si vede che comunque sei abbastanza amareggiato, quindi ti lascio alle tue cose dopo partita. Grazie, bene, grazie e buona fortuna. Arrivederci.